con l'impegno appunto che, poiché anche questa è una interrogazione datata, nel frattempo quindi chiederò se sarà disponibile al Presidente Oviana di aggiornarci anche sull'evoluzione quindi delle due tabelle materiali. Sì, è questo sì, perché secondo me per prendere proprio un percorso a 360 gradi, eventualmente lo vorremmo come uno dei primi punti all'ordine del giorno al prossimo consiglio. Passiamo al l'assessore. Dov'è? Qual è l'assessore? Il presidente non c'è, il presidente credo che sia a Roma. Non è giustificato, io devo dire la verità, non so neanche. Mi scuso per la sua mancanza, la prossima volta sarà sicuramente presente il consigliere di Cassato. Grazie sindaco, passiamo al sesto punto del giorno, interrogazione a prima consigliere. C'è una interrogazione da fare, questa è un'interrogazione che fatta l'amministrazione, non fatta il presidente. Quindi si può discutere, si può discutere. È un'interrogazione, quindi se è la risposta di però è di che non ha chiesto la presenza del scusate, l'interrogazione è diciamo bene così della Cina. Era degli interrogati che chiede la presenza. Grazie. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. L'interrogazione a firma del consigliere Eliano Salvatore relativa alla gestione della biblioteca comunale e della sua futura occupazione. Prego consigliere Eliano. Grazie. Dopo mi sento. Questa interrogazione anche è stata data, però fortunatamente la biblioteca comunale è sempre attuale, sarebbe il caso di parlarne anche in questa occasione a mio avviso, perché stiamo parlando del servizio culturale probabilmente più importante che offre il comune di Bari, forse anche l'unico di accesso che prevede un accesso del pubblico. Questa interrogazione aveva proprio lo scopo di accendere i riflettori su questo servizio che insomma anche se abbastanza longevo da ormai quasi tre decenni dopo lo spostamento a Villa Cerillo che è previsto dal commissario Cimino che è stato secondo me un passaggio molto importante perché ha dato finalmente una struttura a questo servizio, ripeto, che parte di cultura, quindi dovremmo tutti quanti considerarlo in maniera preponderante. Andrebbe come chiedevo in questa interrogazione, a mio avviso potenziato. Ripeto, è una buona occasione per sentire l'amministrazione e verificare se c'è effettivamente una strategia complessiva che prevede un potenziamento dei servizi già esistenti e la creazione anche di nuovi servizi. La biblioteca può essere utilizzata, ripeto, oltre che per il prestito dei libri e altri servizi ordinari, anche per favorire una maggiore partecipazione delle associazioni che possono usufruire di uno spazio, ripeto, che quello della biblioteca, ma stiamo parlando di Villa Cerillo che ha anche una sala superiore che attualmente è molto poco utilizzata. Nella parte finale dell'interrogazione poi entrare un po' più nello specifico chiedendo, andando anche a individuare alcuni possibili servizi, qui ad esempio vede l'installazione di un sistema wifi e altri insomma del quale poi possiamo discutere con l'assessore, ma soprattutto una cosa nuova che è intervenuta e che volevo chiedere per avere certezza, dopo lo sforamento del patto di stabilità interno che citavo prima, insomma alcune delibere prefiguravano una riduzione di fatto dei servizi, di alcuni servizi, tra cui anche la biblioteca comunale, si prevedeva se non sbaglio la chiusura nell'orario pomeridiano o comunque in alcuni giorni, era previsto proprio in alcune delibere di giunta. Quindi volevo sapere se c'è questo rischio innanzitutto e se c'è, se non sia il caso di prevedere appunto dei correttivi. Grazie.
Grazie consigliere Piano, la parola all'assessore Monica Carrapani. Ripeto, se possibile l'assessore è andato un po' più nello specifico, ragionando quindi di cose concrete. Qui parlavo di wifi, c'era un progetto già portato avanti dagli uffici, che poi credo si sia arenato, e quindi prima domanda se non ci sia la volontà di riprenderlo, anche perché in alcuni anche perché si possono trovare buone offerte sul mercato e quindi non ci sarebbe un dispendio di risorse eccessivo. Altra cosa, servizi invece che non prevedono costi, non sarebbe il caso di, insieme ovviamente con gli uffici della biblioteca, di provare a pubblicizzare di più presso le scuole del territorio i servizi offerti dalla biblioteca? La pubblicità delle scuole è una cosa che abbiamo fatto all'inizio anno, abbiamo appunto mandato una circolare mostrandoci disponibili a